Buongiorno, iniziamo la seduta del Question Time. E iniziamo con il consigliere Squarta che interroga l'assessore Cecchini sul tema interventi programmati dalla Giunta regionale per il recupero e il completamento della pista ciclabile del Trasimeno. Raccomando ai colleghi il rispetto dei tempi, come al solito, per stare nei tempi appunto della ripresa. Grazie. Prego, consigliere Squarta. Grazie, Presidente. Premesso che la pista ciclabile del Trasimeno è stata realizzata dalla comunità montana del Trasimeno attraverso tre stralci funzionali che sono stati finanziati con fondi CEE, fondi CIP e fondi della comunità europea, con il cofinanziamento dei comuni di Castiglione, Tuoro, Passignano e Magione. L'importo complessivo delle risorse pubbliche utilizzate per la realizzazione della pista ammonta a ben 3 milioni di euro. A luglio del 2014 la principale emittente televisiva tedesca mandava in onda un servizio sullo stato di degrado dei vari tratti della pista, con episodi di allagamento che sistematicamente interessavano una parte dell'anello realizzata sotto lo zero idrometrico e che ci è valsa in passato una procedura di infrazione comunitaria. L'incuria in cui versa l'intera pista per la totale mancanza della necessaria manutenzione è sotto gli occhi di tutti, con erba alata anche di 1,5 metri che cresce lungo il tracciato e lo ricopre quasi completamente, al punto da far sì che la pista venga più scambiata per un sentiero di campagna. A settembre 2014 l'assessore regionale Cecchini, con protocollo del 5 settembre 2014 trasmesso all'Assemblea legislativa, aveva garantito 1. Che era in fase di progettazione avanzata il completamento dell'anello ciclabile Sant'Arcangelo-Panicarola-Panicarola-Castiglione e che avrebbe usufruito di fondi statali per un importo complessivo di ulteriori 3,260 milioni di euro. Che, data l'importanza della pista ciclabile dal punto di vista strategico e socio-economico, l'esecutivo si era avviato per apportare le migliorie necessarie, programmando interventi di manutenzione straordinaria adatti anche a riqualificare il tratto interessato degli allagamenti. Ad oggi gli impegni presi dall'assessore sono rimasti sulla carta, nessuna traccia dei lavori per il completamento dell'anello e nessun piano di manutenzione straordinaria è stato accordato con i comuni del Trasimeno. Come stigmatizzato dal presidente dell'URAT, Augusto Raiconi, stiamo al paradosso per cui mentre la Toscana investe 17 milioni di euro in una pista ciclabile che sarà attrazione incredibile per mezza Europa, noi ci ritroviamo una pista ciclabile incompleta con una parte allagata, una parte disastrata e l'ultimo tratto mancante. 3 milioni di euro di risorse pubbliche sono già stati spesi e ulteriori 3 milioni di euro di fondi statali saranno spesi per il completamento dell'anello, senza che però nessuno si preoccupi di rendere fruibile un investimento che oggi, lungi dall'essere una pista ciclabile, è un percorso ad ostacoli. L'ultima assurdità in ordine di tempo è la previsione di realizzare a ridosso del futuro tratto, che dovrebbe completare l'anello, l'ampliamento di un vecchio impianto di compostaggio, che verrà destinato ad accogliere tantissimi rifiuti organici, per cui al problema degli allagamenti dell'erba che copre la pista si aggiungerà anche quello dell'olezzo derivante dal trattamento dei rifiuti. Tutto ciò premesso, interrogo l'assessore per conoscere quali interventi abbia programmato per il recupero e quali per il completamento della pista ciclabile del Trasimeno e quale cronoprogramma, visto che ad oggi la pista risulta lastricata di buoni propositi, coperta di erba, dissestata in molti tratti ed in altri soggetta ad allagamenti. Grazie consigliere Squarta, la parola all'assessore Cecchini per la replica, per la risposta. L'interrogazione è puntuale, cercherò di fare anche una risposta puntuale andando velocemente, ma ho bisogno di qualche minuto anche per il fatto che la realizzazione degli interventi relativa alla manutenzione straordinaria e al completamento della pista ciclabile, naturalmente trattandosi di area, sito di interesse comunitario di alto valore naturalistico, aveva ed ha bisogno di tutte le autorizzazioni della soprintendenza per poter portare avanti tutte le procedure e di conseguenza anche arrivare all'appalto dei lavori e alla definizione dei lavori. Questo è stato uno dei problemi che ha fatto slittare la tempistica senza naturalmente far perdere di vista né i finanziamenti, né le procedure, né gli obiettivi. C'è stato un momento nella vita anche di questa regione che i rapporti insomma con la soprintendenza noi sappiamo sono stati abbastanza complessi e alla fine diciamo abbiamo trovato una soluzione che nel momento ci ha fatto perdere alcuni mesi. E comunque per essere precisa, gli interventi di ripristino della pista ciclabile tratto Castiglion del Lago Badiaccia, finanziamento 797.000 euro, beneficiario Castiglion del Lago, è stato necessario prima far tutti i lavori
di ripulitura delle aree di pertinenza della pista con rimozione delle piante ed altro prima di procedere all'affidamento dei lavori affidati ad AFOR e hanno avuto inizio il 28 febbraio, sono stati successivamente sospesi al 31 luglio nel rispetto delle norme legate a Natura 2000 che in alcuni mesi affermano che appunto nelle aree naturalistiche non si può procedere per dar modo alla nidificazione. La ripresa dei lavori è avvenuta l'8 agosto e si concluderanno il 31 ottobre 2016. A dicembre 2015 il Comune di Castiglion del Lago è stato aggiudicato l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per il ripristino del tracciato all'impresa Trovati, ha sottoscritto il contratto, il 2 agosto è stato approvato il progetto esecutivo, la consegna di lavori è avvenuta il 22 agosto, la durata contrattuale degli stessi è di 180 giorni. Realizzazione dei percorsi ciclabili Sant'Arcangelo, Canale Anguillara nei comuni di Castiglion del Lago e Panicale. Finanziamento 800.000 euro, beneficiari AFOR. È in corso di emissione il decreto di esproprio d'urgenza per poter poi passare alle fasi successive alla consegna di lavori. L'ultimazione degli stessi è prevista per maggio 2017. Realizzazione del percorso tratto Poggio di Braccio Porto Panicarola nel comune di Panicali, 642.000 euro, beneficiario AFOR. La consegna di lavori è avvenuta il 12 settembre e l'ultimazione di lavori è prevista da gara per marzo 2017. La realizzazione del collegamento ciclabile Tevere nei comuni di Corciano, Magione e Perugia, 800.000 euro, beneficiario AFOR. La conferenza di servizi per l'approvazione definitiva del progetto è svolta il 2 settembre 2016. Il percorso di progetto quindi sta andando avanti con determinazione dirigenziale. Del 22-2016 è stato aggiudicato l'appalto da una ditta di Roma. I lavori consegnati a maggio 2016 sono attualmente in corso di esecuzione e la chiusura è prevista nel mese di febbraio 2017. Realizzazione tratto Canale Anguillara Castiglion del Lago, comune di Castiglione del Lago. Finanziamento 1.700.000 euro. Nei mesi di giugno e luglio 2015 sono stati effettuati sopralluoghi congiunti tra tecnici dell'Agenzia Forestale, il soprintendente della Direzione Regionale delle Belle Arti, i rappresentanti dei comuni di Castiglione per illustrare al soprintendente il progetto. In data agosto 2015 è stata convocata la sovrintendenza, che si è chiusa con un parere negativo da parte della sovrintendenza. Sono stati quindi riprodotti sia dei sopralluoghi che progetti successivi. In data 8 agosto 2015 23 dicembre 2015 è stata di nuovo convocata la conferenza dei servizi con parere positivo da parte della soprintendenza che però ha significato una modifica parziale del progetto che ha fatto perdere alcuni tempi. Nel frattempo è arrivato il nuovo soprintendente e quindi siamo nelle condizioni di procedere con il nuovo soprintendente portare avanti il cronoprogramma che comunque prevede la chiusura del cantiere nel 2017. Di conseguenza si può dire con gli elementi che ho portato che entro il 2017 l'anello ciclo pedonale del lago sarà completato. Mi par di poter dire senza ombra di essere smentita per quanto riguarda invece il vecchio impianto di compostaggio, la proposta presentata non prevede ampliamento dell'attività, ma il miglioramento tecnologico della struttura che sta lì da 30 anni. Grazie Assessore, prego Consigliere Squarta per la replica. Lasciandolo in secondo piano l'aspetto dell'impianto di compostaggio che sarà oggetto di una mia ulteriore interrogazione, accolgo tutto quello che adesso ha dichiarato l'assessore Cecchini. Speriamo che non continui ad essere questa pista ciclabile oggetto di derisione come l'è stato finora anche da parte della stampa europea, quindi provocando anche dei importanti danni anche non solo all'immagine della nostra regione ma anche al turismo, e che il programma che lei ha citato poc'anzi possa essere finalmente rispettato.
Consigliere Squarta, progetto numero 20, si tratta di un'interrogazione proposta dal consigliere Casciarri e rivolta all'assessore Barberini. Iniziative per limitare l'abitudine al fumo della popolazione umbra, intendimenti della giunta regionale al riguardo. Sì, grazie Presidente, buongiorno. Questa mia interrogazione è relativa a un tema che è tornato nelle pagine dei quotidiani nazionali la scorsa settimana, anche se l'interrogazione è relativa a maggio, e riguarda proprio l'abitudine al fumo, che come sappiamo tutti è uno, forse il principale fattore di rischio per molte patologie neoplastiche, cardiovascolari e anche respiratorie. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità riporta che il fumo di tabacco è la seconda causa di morte nel mondo, ma soprattutto è la principale causa di morti evitabili. L'epidemia di tabacco è considerata una delle più grandi sfide nella sanità pubblica della storia, tanto che sempre l'OMS ha definito il fumo di tabacco come la più grande minaccia per la salute nella regione europea. In Italia a oggi fumano circa 10,9 milioni di persone, con un consumo medio di 13 sigarette al giorno e le stime recenti portano un decesso per fumo ogni 6 secondi. Purtroppo però il rapporto di sorveglianza Passi, che so che è appunto un rapporto che nelle regioni è portato avanti dalle aziende sanitarie per la salute in Italia, relativo agli anni 2012-2015, ha evidenziato che l'Umbria è la prima regione italiana per abitudine al fumo di sigaretta. E anche i dati Istat 2015, che riguardano una popolazione appunto maggiore di 14 anni, confermano questo trend. Nella nostra regione, secondo i dati pubblicati dallo stesso rapporto, tra le persone età compresa tra i 18 e i 69 anni fuma il 30,1% della popolazione, contro una media nazionale del 26,9%. E un altro dato preoccupante è che il 21% è ex fumatore, comunque quindi più o meno il 50% della popolazione ha avuto una storia con appunto le bionde sigarette e ci pone al primo posto nella classifica nazionale davanti al Lazio e alla Campania rispettivamente con un 29,6 e un 29,3. Un altro dato allarmante, sempre in Umbria, che non accenna a diminuire il numero di fumatori che non rispetta il divieto di fumo nei locali pubblici, nei luoghi di lavoro e né quello di chi fuma in casa in presenza di minori. E quest'ultimo dato ci pone l'accento su un altro grave rischio, che è quello derivante appunto dal fumo passivo cui sono soggette le persone che vivono o lavorano con fumatori. Sappiamo che nel piano regionale della prevenzione 2014-2018 è inserito già un progetto che riguarda soprattutto gli ospedali, e si chiama Verso Ospedali Senza Fumo, che è teso proprio a sviluppare all'interno delle aziende sanitarie una cultura contro il tabagismo che coinvolga lavoratori, pazienti e cittadini. Ma chiedo appunto all'assessore, alla giunta regionale, considerando anche che, come ho detto all'inizio, il rapporto dell'ESPAD, cioè il progetto europeo per il monitoraggio delle dipendenze da droghe, vede l'Italia prima in Europa per fumatori adolescenti, e quindi anche l'Umbria naturalmente avrà un interessamento soprattutto dei più giovani, quali azioni saranno intraprese per prevenire e limitare l'abitudine al fumo, al di là di quello che è previsto dentro gli ospedali, e quali sono gli obiettivi di medio e lungo termine che si intendono perseguire per ridurre la percentuale di fumatori, soprattutto nelle popolazioni più giovani della nostra regione. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore per la risposta. Sì, ringrazio la consigliera Casciarri per aver posto questa interrogazione, su cui come giunta siamo fermamente convinti di proporre una serie di azioni per contrastare questo fenomeno. Dato statistico, nessuno della giunta regionale fuma, quindi già è un elemento di interesse particolari, ma come credo anche l'interpellante. Ha detto bene, il fumo è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo purtroppo di gravi patologie cardiovascolari, neoplasie, BCPCO
Per tale ragione il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 ha previsto e ha invitato le regioni ad attivare tutta una serie di iniziative tese proprio a ridurre il consumo, l'uso del fumo, ma soprattutto a diffondere notizie e informazioni proprio per prevenire queste situazioni. Cosa che è stato fatto con l'approvazione del Piano di Prevenzione Regionale 2014-2018, un piano di prevenzione che, ricordo, è stato approvato il 28 maggio del 2015 e sta già entrando sostanzialmente a pieno regime. Che cosa prevede il piano regionale di prevenzione per combattere il fumo, sia attivo che passivo? Una serie di interventi intersettoriali dove tante azioni vengono rivolte a seconda del target dei destinatari. Ce n'è una in particolare, un filone rivolto ai bambini e giovani, con tre iniziative specifiche: una, favorire il processo di costruzione dell'identità individuale, lo sviluppo delle competenze personali e relazionali, con percorsi di educazione all'interno delle scuole di infanzia e primarie fino ad arrivare alle secondarie di primo grado; un'altra è prevenire l'utilizzo di sostanze psicoattive quali fumo, alcol e cannabis attraverso uno specifico programma che sarà applicato nelle scuole secondarie di primo grado; e ancora promuovere stili di vita salutari attraverso la metodologia del Peer Education nelle scuole secondarie di secondo grado. C'è uno dei filoni di intervento è quello dei lavoratori. Ha detto giustamente l'obiettivo, uno dei filoni su cui si poggia è proprio il progetto Verso l'ospedale senza fumo, dove sostanzialmente si inviteranno tutte le quattro aziende della nostra regione ad adottare una sorta di policy aziendale per cercare di prevenire il fumo di tabacco. E in essa dovrà essere, quindi in ogni policy dovrà essere dichiarata formalmente e pubblicamente la linea di condotta e le azioni che si intendono tenere all'interno delle proprie e delle strutture. È ovvio che in questo percorso saranno fortemente coinvolti tutti gli operatori sanitari, i medici operatori sanitari che vengono impiegati nelle nostre strutture sanitarie. Un terzo filone è quello delle donne e famiglia. Anche qui il piano di prevenzione prevede una linea particolare dove viene attivata una attività di sostanzialmente di consulenza e di sostegno coinvolgendo i professionisti, in particolar modo nel rapporto con la donna e il ruolo delle ostetriche. Infine c'è un progetto particolare rivolto agli adulti che è chiamato lo screening per il rischio cardiovascolare, dallo studio di fattibilità alla sperimentazione. All'obiettivo di sperimentare l'attivazione dello screening per il rischio cardiovascolare nella popolazione sana di età compresa fra i 45 e i 59 anni. Attraverso quello screening si riuscirà ad individuare le particolari categorie di operatori e verranno individuati soggetti che sono a maggiore rischio. Questi soggetti fumatori verrà offerto un trattamento di secondo livello. I soggetti fumatori appunto verranno indirizzati presso centri antifumo del territorio regionale per attivare un percorso teso a diminuire o eliminare l'uso di tabacco. Quindi una serie di iniziative che abbiamo già messo in campo e che già sono tutte operative a partire da questo anno e i cui esiti, le cui valutazioni, i cui risultati sapremo rispondere all'atto della una sua applicazione almeno annuale. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Sì, grazie, ringrazio l'Assessore per questa panoramica a 360 gradi e ecco appunto il piano della prevenzione credo che debba considerare tutte quelle fasce di popolazione più a rischio che appunto dai dati che ci emergono sono appunto donne e giovani adolescenti. Bene. Passiamo adesso all'oggetto numero 35, è un'interrogazione presentata dal consigliere Ricci per l'assessore Chianella. Piano di sviluppo in Italia per il 2017 della società aerea Ryanair. Intendimenti della giunta regionale ai fini di riattivare alcune linee presso l'aeroporto internazionale dell'Umbria.
dell'Umbria Perugia San Francesco di Assisi, nonché ai fini del consolidamento della presenza in Umbria della società medesima. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Si tratta della interrogazione presentata con atto numero 734, che si erge da una premessa. In Europa il 70% circa degli aeroporti regionali che poi ottengono le maggiori potenzialità di sviluppo nascono perché si determinano accordi stabili con compagnie aeree a basso costo che stanno diventando ormai anche dei tour operator in grado di attrarre non solo passeggeri ma anche turisti appunto negli aeroporti regionali. Nel mese di agosto 2016, come noto, Ryanair ha comunicato il piano di sviluppo in Italia per l'anno 2017 con l'obiettivo di raggiungere i 35 milioni di movimenti complessivi in termini di passeggeri trasportati, peraltro con un investimento che include l'acquisto di 10 nuovi aeromobili che potranno sviluppare ben 44 nuove rotte, di cui il 50% circa direzionate appunto negli aeroporti regionali del nostro Paese. L'accordo complessivo include circa $1 miliardo come investimento complessivo, con un potenziale di sviluppo per il nostro Paese Italia di 2.250 nuovi posti di lavoro fra quelli diretti e indiretti. E debbo anche sottolineare come opportunamente, di fronte a questo investimento importante di Ryanair, il governo italiano ha deciso di togliere la tassa di 2,5 euro a passeggero trasportato. La interrogazione propositiva quindi vuole chiedere alla Giunta regionale se già in questa fase o in via prospettica intende, come noi riteniamo opportuno, entrare in questo accordo complessivo affinché alcune linee di Ryanair possano non solo tornare presso lo scalo regionale, ma anche diventare stabili attraverso anche sostegni di cofinanziamento sia della Regione Umbria ma anche coinvolgendo privati, enti locali, istituzionali e anche fondazioni oltre che le categorie socio-economiche interessate. Credo che questo sia un grande elemento di opportunità per la Regione Umbria in quanto, come dicevo in prolusione, oggi le linee aeree stabili di compagnie aeree a basso costo possono determinare una forte attrattività non solo in termini di accessibilità e di passeggeri trasportati, ma anche di attrattività turistica per il quadro regionale. Grazie. Grazie. Prego, Assessore Chianella. Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere Ricci, perché sin da subito alla notizia appunto di questa presentazione del programma della Ryanair, consigliere Ricci in data appunto 19 agosto ha presentato la sua interpellanza. Io credo appunto che insomma la risposta, una parte importante della risposta all'interrogazione del consigliere c'è stata nei fatti il 22 settembre ultimo scorso con l'iniziativa presa dalla Regione dell'Umbria di un incontro tenutosi presso appunto Palazzo Tonini, nella stessa sala della Giunta regionale, con David O'Brien, responsabile commerciale della Ryanair. Un altro elemento positivo, lo sottolineo, è l'attivazione, lo si sapeva già, del collegamento con Catania a partire dal mese di novembre. Dicevo, rispetto a queste iniziative, credo che la stampa abbia dato ampio spazio, iniziativa che noi riteniamo importante sulla base di un confronto con la compagnia sulle potenzialità dell'Umbria, sullo scalo appunto di San Francesco e soprattutto in chiave direi turistica. In realtà era cosa nota, appunto è stato ripetuto anche dal consigliere, che circa un mese fa appunto il programma della Ryanair di voler implementare nel progetto il 10% dei 32 milioni di passeggeri attuali, di cui una buona metà in Italia sugli scali più importanti Milano-Roma, mentre l'altra metà, una cospicua parte, sugli scali minori appunto
come potrebbe essere l'aeroporto di San Francesco. Abbiamo svolto in questa giornata di lavoro, in questa mattinata di lavoro, un incontro operativo, direi molto proficuo ed anche molto significativo, considerando che era la prima volta che i vertici di Ryanair erano presenti a Perugia. Nell'incontro ci è stato confermato appunto la loro presenza in Umbria ed anche la volontà di incrementarla secondo i loro progetti e secondo le vocazioni della nostra regione. Il contratto tra la società SAS e Ryanair scade nella prossima primavera ed il prossimo accordo dovrebbe prevedere appunto nuove rotte a partire, diciamo così, dalla primavera estate del 2017 sulla base di un piano triennale che potrebbe essere anche quinquennale, così ci è stato, diciamo, riferito. Il vecchio piano era triennale, il prossimo sarà triennale, potrebbe essere anche quinquennale. È noto che Ryanair ha annunciato investimenti appunto per 1 miliardo sul mercato italiano con 10 nuovi aerei, ulteriori 44 collegamenti e con una previsione di aumenti molto importante sotto il profilo degli organici, quindi degli addetti. I mercati dove oggi è stata misurata in la maggiore espansione per la Ryanair è il mercato tedesco. Basti pensare che a Berlino la Ryanair contava 2 anni fa 500.000 passeggeri e oggi ne conta 5 milioni. E i mercati dell'est come Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria, ovviamente a partire dalle destinazioni più importanti come possono essere Varsavia, Praga o Budapest, ma anche da altre destinazioni. Dubbi invece sono stati sottolineati sul mercato britannico. Oggi la compagnia conta 84 collegamenti, Perugia ne ha 4, dobbiamo lavorare sugli 80 restanti per poter cogliere quello più opportuno, appunto, come dicevo prima, sul mercato umbro. Da ultimo, la questione posta appunto alla riunione, che è stata anche, diciamo così, agli onori della cronaca, è la questione dell'aereo base a Perugia. Intanto la base, secondo, diciamo così, il modus operandi di Ryanair, dovrebbe avere 2 aeromobili e non uno, e comunque la presenza o meno della base non è un fattore determinante ai fini dello sviluppo dello scalo. Per avere una base necessitano almeno 700.000 passeggeri, ma per esempio nell'esperienza che abbiamo noi in Italia, esattamente a Treviso, che non ha una base, oggi contano, ovviamente con una condizione assolutamente diversa dal punto di vista del tessuto economico e quant'altro, circa 2.500.000 passeggeri. Da parte quindi della Giunta regionale, rispetto alle sollecitazioni del consigliere Ricci, c'è la massima attenzione. La trattativa ovviamente la faranno i tecnici della società, i quali saranno accompagnati dai vertici. Eventuali decisioni e o cofinanziamenti, come richiama l'interpellanza dei soci, verranno valutati sulla base delle proposte che verranno messe in campo. Il dato oggettivo, però, dobbiamo dirlo, oggettivo e positivo, è che oggi, a differenza di alcuni mesi fa, e grazie anche alle iniziative della Giunta regionale, esistono condizioni sulla quale è possibile lavorare in maniera positiva. Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Ricci, per la replica. Sì, grazie, signor Presidente dell'Assemblea legislativa. Prendo atto dall'assessore con delega della positiva iniziativa di confronto con Ryanair. Io mi auguro che la stessa sia portata a compimento con grande incisività e direi continuità. Soprattutto mi auguro che durante la trattativa sia posta in evidenza una esigenza, la necessità di collegamenti stabili, in particolare ne cito 3. Uno certamente con Madrid, che è uno scalo internazionale di grande importanza anche per il Sud America come base europea. Uno stabile nel centro Europa e un altro stabile nell'est Europa. Inoltre, concludo, mi auguro che alcune linee aeree già annunciate, come il Roma-Lourdes, possa avere una triangolazione in Umbria per essere trasformato, come si dice in gergo tecnico, triangolando le destinazioni, in un Roma-Perugia-Sisi-Lourdes, perché comunque credo che l'aeroporto internazionale dell'Umbria abbia anche la capacità di essere un hub di riferimento europeo per le mete con destinazione
turistica, culturale e quindi religiosa. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo ora all'oggetto numero 56, presentato dai consiglieri Rometti e Guasticchi, rivolto all'assessore Cecchini. Intendimenti della Giunta regionale in merito all'attribuzione dei compiti di controllo e di vigilanza dell'attività venatoria. Prego, consigliere Rometti. Grazie Presidente, questa è un'interrogazione presentata prima che l'attività venatoria prendesse il via, cioè il 18 di settembre, e naturalmente parte dalla considerazione del ruolo, dell'importanza che ha questa attività per la nostra regione, così radicata da un punto di vista culturale e anche per quel che riguarda più in generale l'equilibrio ambientale della nostra regione. Fino ad ora tale attività di controllo e vigilanza, l'attività di controllo e vigilanza veniva svolta dalla Polizia Provinciale in virtù di una legge che è una legge del 92 e che non è peraltro cambiata a seguito della legge del Rio che ha riordinato le funzioni delle province. Dobbiamo anche riconoscere che la Polizia Provinciale ha garantito in questi anni competenza, esperienza, conoscenza del territorio, ha tutte le attrezzature idonee per poter sviluppare questa attività, devo dire apprezzata anche dallo stesso mondo venatorio. Leggendo la stampa, e adesso l'assessore probabilmente diciamo, su questo dirà la posizione della Giunta regionale, abbiamo appreso che è intenzione, considerato che questa attività non viene più in questo momento svolta dalla Polizia Provinciale, è intenzione di avvalersi di una convenzione già stipulata con il Corpo Forestale dello Stato. Un corpo che ha tutta, diciamo, da tutte le garanzie, anche organizzativamente, nessuno può mettere in discussione questo. Però io ritengo che anche le prospettive di questo corpo, che sembra essere destinato ad essere accorpato in futuro all'Arma dei Carabinieri, credo che, come dire, penso che sia una soluzione da poter vedere solo in modo transitorio. In commissione consiliare ci fu una discussione alla presenza prima dei sindacati, poi venne anche l'assessore Bartolini, dove emerse un principio. E qual era? Che nel momento in cui sono state ritrasferite alla provincia le competenze in materia venatoria e anche le competenze in materia ambientale, attività queste che a mio avviso contengono di per sé anche la funzione di vigilanza, non è stata trasferita la funzione di vigilanza. Quindi l'attività di vigilanza in qualche modo che in una funzione come quella venatoria deve essere assolutamente, come dire, ricompresa all'interno più in generale dell'attività stessa, è rimasta in capo, e comunque così, in capo alla provincia in attesa di ulteriori sviluppi. In quella audizione, in quella riunione, mi ricordo che l'assessore Bartolini considerò questa come una riflessione oggettiva, insomma, sulla quale ragionare. Quindi ecco, io voglio mettere in evidenza, insomma, che dal 1 settembre questa attività non viene più svolta dalla Polizia Provinciale, viene svolta dalle guardie venatorie, che sono comunque guardie volontarie, dalle guardie ambientali, che anche queste guardie volontarie, che prima venivano coordinate dalla Polizia Provinciale, ma che in questo momento si trovano a sviluppare questa attività in prima persona. E quindi credo che, ecco, vorrei capire dalla Giunta regionale se quali sono, diciamo, le scelte che verranno fatte. Io mi rendo conto che è sempre una questione di risorse, però pensare anche in parte a una parte di questo personale che possa venire, diciamo, trasferito in regione per sviluppare un'attività di vigilanza che è naturalmente connessa all'esercizio dell'attività venatoria e alle questioni ambientali, penso al lago Trasimeno. Al lago Trasimeno diciamo, la Polizia Provinciale svolgeva anche funzioni legate al trasporto, legate all'esercizio della pesca e a un controllo più generale sul lago. Quindi
Ecco, su questo intendo capire un po' qual è la posizione della giunta regionale, perché ritengo che altrimenti, insomma, ci troviamo di fronte a una funzione che non viene portata avanti nella sua completezza. Da presentata da me, ha detto la Presidente. Perfetto, grazie consigliere Rometti. Adesso la parola per la risposta all'assessore Cecchini. Sì, naturalmente tutto il tema che ha riguardato e ancora riguarda il non tanto trasferimento, ma la riallocazione delle funzioni un tempo trasferite alle province in regione è ancora. Non dico in corso, ma in via di definizione e come ha ricordato prima il consigliere Rometti, è stata seguita in prima persona e per lungo tempo dalla Presidente e poi dall'assessore al personale e alle riforme Bartolini, con l'interfaccia mano a mano degli assessorati che hanno visto il ritorno di determinate funzioni. Per quanto riguarda la materia venatoria e anche quella della pesca, le funzioni sono rientrate in regione, quelle che erano regionali, la vigilanza sta in capo al corpo provinciale e a dir la verità non sono due cose alternative. Il lavoro che viene fatto o veniva fatto dai vigili, dalla polizia provinciale e quello del corpo forestale dello Stato, perché negli anni la Regione ha sempre portato avanti in modo triennale una convenzione con il corpo forestale dello Stato per svolgere le funzioni di antincendio boschivo e per svolgere anche tutte quelle funzioni legate alla vigilanza all'attenzione, alla cura delle tematiche ambientali e quindi anche quelle venatorie. In questo senso l'aver risottoscritto questa convenzione ha significato continuare un lavoro che già era in essere e mettere in sicurezza il fatto che, pur in presenza di una fase di transizione, il controllo nel territorio per l'attività venatoria c'era e c'è e anche portato avanti da personale competente e con le funzioni adeguate. Tra l'altro, questo può continuare anche in futuro, perché nel momento in cui dal 1 gennaio il Corpo Forestale sarà assieme al Corpo dei Carabinieri, credo che questo ci metterà, anzi ne sono sicura, nelle condizioni di non risottoscrivere la parte di convenzione che riguarda l'antincendio boschivo, ma potranno rimanere inalterate tutte le funzioni che stavano dentro questa convenzione che riguardano la vigilanza per le materie ambientali e venatorie. Ma dicevo, non sono in contrapposizione perché contemporaneamente noi abbiamo formulato alla provincia di Perugia una proposta di Terni di collaborazione per, appunto, con le risorse che avevamo in capo in questa fase. Sappiamo che il riordino delle province ha significato per la giunta regionale, credo, un qualcosa che va molto oltre, adesso non c'è l'assessore Bartolini, ma molto oltre i 30 milioni di euro. Quindi con le risorse che avevamo in questa fase abbiamo formulato una proposta di collaborazione alle due province che a tutt'oggi non hanno risposto. Non c'è mai stata risposta, verbalmente ci hanno detto, perché bisogna individuare il contingente. Ora è chiaro che se un conto che la Regione dice metto un budget e tra le funzioni che svolge la Polizia Provinciale c'è anche una parte di lavoro per l'attività venatoria, altra cosa che mi quantifichi il budget, il contingente, e magari con i soldi che c'erano fin qui c'entrano 5-6 unità, un giorno uno c'ha le ferie, un giorno la malattia, meno di due non escono, per dire. Quindi non c'è stata mai una risposta. Nel frattempo credo che proprio in questa settimana è stato raggiunto un'intesa che a Terni la polizia, rimangono alla provincia di Terni 9 unità, alla provincia di Perugia 29 unità, complessivamente sono 32, credo che stiano chiedendo la possibilità di averne altri 5. Comunque questo sarà il contingente della polizia provinciale, delle polizie provinciali, delle due province. Nei prossimi mesi riapriremo il ragionamento con loro e vedremo in che modo portare avanti una collaborazione che, a dir la verità, è sempre stata proficua, interessante e che insomma è stata alle prese in questi mesi di quella transizione che ha bisogno naturalmente di flessibilità e condivisione da parte di entrambe le parti. Quindi
ci stiamo lavorando. Grazie Assessore. Consigliere Rometti per la replica. No, prendo spunto dalle ultime affermazioni dell'Assessore. Io credo che esercitare una funzione come quella venatoria senza avere, diciamo, una capacità di controllo e affidarsi a soggetti che comunque la svolgono in maniera transitoria non sia la scelta giusta. Quindi quello che diceva l'Assessore prima, comunque rapporti di collaborazione, o meglio, se fosse possibile, mi rendo conto, come ho detto, che comunque è una questione che attiene alla capacità poi di spesa del nostro ente, di una parte di questo personale che può essere, diciamo, ritrasferito insieme appunto a quelli che già sono stati trasferiti, sia per le questioni ambientali che per le questioni appunto legate alla caccia. Passiamo ora all'oggetto numero 60, è un'interrogazione presentata dal consigliere Nevi per l'assessore Barberini. Intendimenti della giunta regionale in merito al futuro del centro di ricerca sulle cellule staminali con sede a Terni. Prego, consigliere Nevi. Grazie Presidente, ma l'assessore, visto che era anche presente nella passata legislatura, sicuramente ricorderà questa vicenda, anche se riguarda una zona che non è proprio il suo territorio di provenienza, però insomma è una cosa importante, perché intorno a questo progetto di costruire a Terni un centro di ricerca per le cellule staminali si è costruita nel tempo una grande aspettativa, non solo che riguarda la città di Terni, ma soprattutto la ricerca a livello nazionale e anche internazionale. Pochi sanno che a Terni è stato fatto già un percorso che sta molto avanti, addirittura arrivando alla seconda fase di sperimentazione che sta per iniziare con cellule staminali per appunto problemi relativi alla sclerosi laterale amiotrofica, mi pare di ricordare, e però parallelamente ci sono continuamente voci di disimpegno di parti di istituzioni pubbliche a livello anche nazionale. Si è discusso quest'estate del CNR che avrebbe tagliato i finanziamenti. C'è lo scandalo di questa benedetta palazzina ex milizia che sta lì da 10 anni e è abbandonata un po' a se stessa. Il primo piano è praticamente pronto e ha la gibita, il secondo piano invece è ancora a livello, diciamo così, di costruzione grezza. Quindi ecco, io penso che questo sia una cosa alla quale dobbiamo dare una risposta definitiva possibilmente, e quindi questa interrogazione chiede proprio questo, cioè quali iniziative intende intraprendere la Giunta regionale affinché questo progetto non sia vanificato possa andare avanti questa ambiziosa, diciamo, sfida che vede Terni in prima linea addirittura a livello mondiale. E quindi ci aspettiamo una definitiva definizione, scusate il giro di parole, di tutte le partite in essere e capire come andare avanti, con quali soldi e in quali tempi. Grazie. Prego Assessore Barberini. Sì, grazie al consigliere Nevi. Rammento che i consiglieri e gli assessori sono consiglieri e assessori regionali, quindi non pensano solo al luogo, al comune di provenienza, ma rispondono a tutto il territorio regionale senza guardare alla loro provenienza. Ma al di là delle battute, la questione che solleva è una questione nota, che risale ormai non alla passata legislatura ma ancora a quella precedente, al 2008, quando il centro ricerca fu individuato per avviare un progetto di cooperazione per l'integrazione e il potenziamento dell'attività ricerca nel campo delle cellule staminali.
soggetti, è noto e sappiamo, ricordo a tutti noi, che erano l'azienda ospedaliera, in particolare l'azienda ospedaliera di Terni e la fondazione Cellule Staninali, sempre con sede a Terni. Sostanzialmente era un progetto che vedeva due fasi. Una prima fase in cui l'attività della fondazione si doveva svolgere all'interno dei locali messi a disposizione dell'azienda ospedaliera di Terni e successivamente un trasferimento che doveva realizzarsi nel fabbricato interni via Campomicciolo, un fabbricato che era oggetto di profonda ristrutturazione e di sistemazione da parte dell'ATER. Trasferimento che si doveva concludere appunto dopo questa fase di ristrutturazione. La ristrutturazione ormai può dirsi conclusa, l'azienda ospedaliera di Terni è in attesa di conoscere gli sviluppi futuri di questo progetto sulla ricerca delle cellule staminali e al fine di procedere a questo definitivo trasferimento. Da ultimo l'azienda ospedaliera di Terni ha richiesto in data 20 settembre 2016 alla direzione aziendale, ha richiesto, o meglio anche diffidato alla Fondazione Cellule Staminali, a fornire un riscontro alle precedenti note che erano rimaste del tutto inevase, un riscontro definitivo sull'utilizzo appunto dei locali in via Campomicciolo, ma ha anche chiesto un progetto di lavoro con specifica copertura, indicazione delle fonti di copertura finanziaria e anche relativo quindi impegno, lo sviluppo, il business plan e il cronoprogramma delle attività. Nella sostanza però va anche ricordato che questo tipo di attività, dalla Cell Factory a tutte le attività, hanno necessità di essere autorizzati non solo sui processi ma anche sui luoghi e sulle strutture fisiche e quindi vi è la necessità di avviare un percorso per autorizzare la nuova struttura ed evitare che ci siano interruzioni nella sostanza autorizzative che determinerebbero anche l'interruzione della ricerca. Nella sostanza rassicuro che da parte della giunta regionale, da parte dell'amministrazione regionale c'è il massimo impegno nel sostenere iniziative di ricerca, soprattutto in campi altamente specializzati, qual è quello che sta portando avanti la Fondazione per la ricerca delle cellule staminali. Così come da parte dell'azienda ospedaliera di Terni c'è la conferma che verranno garantiti tutti gli impegni di natura logistica, tecnica e finanziaria che sono stati assunti con la sottoscrizione della convenzione del 2005. Nella sostanza si tratta ora di attendere questo percorso autorizzativo per evitare interruzioni e si tratta di capire, di conoscere esattamente il business plan e anche il programma delle iniziative che questa fondazione vorrà mettere in atto alla luce anche della nuova struttura in cui sarà collocata. Grazie. Grazie, prego consigliere Nevi per la replica. Ma ringrazio l'assessore della risposta, però dalla risposta mi preoccupo ancora di più perché ancora siamo alla fase di conoscere un po' quali sono i progetti della Fondazione, come fare a superare il grave problema delle autorizzazioni e insomma ci dicono, penso che sia vera la notizia perché è stata mi pare confermata anche dalle strutture e dagli uffici della Regione, che quei locali sono pronti dal 2013, quindi o si utilizzano oppure invece si mette in campo un piano B per evitare appunto problemi legati alle autorizzazioni. Io adesso spero solo che non si perda più tempo e che questa triste vicenda, come altre ce ne sono purtroppo in Umbria, abbia un futuro migliore di quello che ha avuto fino ad oggi e spero che l'assessore che da poco è rientrato in giunta la possa seguire passo passo in modo che
alla fine si riesca a portare a compimento un progetto in cui io personalmente ho creduto molto e in cui penso credano molto anche tutti i poveri malati di queste malattie, che vedono in questo anche una speranza. Bisogna essere molto attenti, bisogna essere prudenti, non ci sono ancora delle evidenze scientifiche rispetto alle cure, però ci sono tanti indizi che ci dicono che portando avanti queste sperimentazioni si può arrivare forse anche a qualche risultato positivo, e penso che farlo a Terni significa mettere Terni al centro veramente dell'Italia e anche dell'Europa e del mondo intero. Quindi per adesso mi reputo insoddisfatto della risposta, che denota ancora una incertezza rispetto a questa questione. Spero che nei prossimi giorni mi possa ricredere e avere delle notizie più rassicuranti. Grazie. Questa interrogazione è presentata dal consigliere Liberati. Terremoto del 24 agosto 2016 e successivi, installazione di moduli abitativi provvisori, corrispondenza eventualmente intercorsa con il Governo nazionale circa la presenza sul territorio umbro di 730 moduli collocati nella fase della ricostruzione dopo gli eventi sismici del 97-98, stima eventualmente effettuata di costi e benefici legati al trasferimento di parte dei moduli stessi nelle zone colpite dal recente sisma. Informazioni della Giunta al riguardo. Prego, consigliere Liberati. Buongiorno. Dunque, il Movimento 5 Stelle ha rivolto alla Presidente e alla Giunta un'interrogazione molto particolare che riguarda il tema della ricollocazione o della possibile ricollocazione di parte delle strutture in legno, cosiddetti MAP, moduli abitativi provvisori, che ormai da tempo giacciono inutilizzati dalle parti di Sellano, di Gualdo Tadino, di Nociara Umbra, delle frazioni di Foligno, in parte inutilizzati. Sono diverse centinaia, all'epoca si spesero circa 50 miliardi di vecchie lire, e noi siamo andati a visitare questi campi e abbiamo visto che alcuni sono davvero in ottime condizioni, e questo in forza del fatto che, e lo sanno bene a Foligno ma anche altrove, i comuni hanno in carico la relativa onerosa manutenzione e quindi la effettuano come di dovere. Questi moduli abitativi provvisori, a nostro parere, hanno la possibilità di essere spostati con poche centinaia di euro, ovviamente a opera di professionisti, di persone preparate, che dovrebbero molto velocemente, su input della Protezione Civile, trasferirli altrove, cioè nelle zone di Norcia, conseguendo importanti, significativi economie. Abbiamo visto anche che il numero delle casette demolite è basso, contrariamente a quanto dichiarato alcune settimane fa dalla Presidente, e lei aveva anche ricordato che al termine del fenomeno sismico dell'epoca non erano più utilizzabili. Anche questo non è vero, come dire, ictu oculi, basta andare in loco e si vede come siano utilizzati, oppure disabitati, anche largamente disabitati, come a Capodacqua e altrove. Ora, la vicenda, il fatto che ci sia un repentino abbassamento delle temperature imminente ha provocato, ha originato da parte della Giunta regionale, in accordo col Governo, con la Protezione Civile, tutta una serie di provvedimenti, di misure, che ovviamente ci stanno, ma che a nostro parere potrebbero essere completate da questo genere di iniziativa. In particolare parliamo appunto di certe significative economie, ma anche di evitare tutto quello che sono doppie e triple spese da evitare attorno al terremoto, ma anche affari che vanno scongiurati, quando soprattutto abbiamo una larga disponibilità di abitazioni.
E allora, ecco, io vorrei ascoltare dalla Presidente se ci sia stata mai una corrispondenza, come credo e spero, con il Governo a riguardo, se questa verifica dei costi e benefici sia stata mai effettuata in merito alla ricollocazione parziale di queste strutture, che sono date a volte anche ad associazioni, eccetera, ma che in caso di emergenza in 24 ore devono essere svuotate. Quindi attendo la risposta. Grazie. Grazie consiglieri, prego Presidente Marini per la risposta. Sì, riferimento all'oggetto dell'interrogazione, la prima precisazione che vorrei fare in risposta ai contenuti è che quelle che vengono chiamate le casette in legno sono le sistemazioni realizzate in Umbria a seguito del sisma del 97, quindi risalgono più o meno a circa 20 anni fa. Non sono dei moduli abitativi rimovibili perché sono delle strutture infisse al suolo con una piattaforma in cemento armato e assemblate in opera, quindi a differenza degli attuali moduli. Non sono quindi smontabili e rimontabili. Si può procedere o alla loro demolizione o al recupero parziale dei materiali ovviamente impiegati e poi provvedere ad una nuova realizzazione delle casette. Non sono i moduli abitativi come invece il sistema di protezione civile ha introdotto, quindi vanno del tutto smontati, vengono recuperati i materiali e si procede eventualmente ad un nuovo rimontaggio. Non necessariamente con il reintegro totale, considerando che parliamo di strutture che risalgono a circa 20 anni fa e comunque temporanee, transitorie, non erano strutture che avevano l'obiettivo di durare nel tempo, quindi chiamate casette in legno, ma non sono delle vere e proprie case in legno. Per questo motivo non si è proceduto né a una valutazione dei costi e dei benefici da smontaggio e rimontaggio, ma soprattutto perché vorrei precisare che il sistema di gestione delle emergenze è il sistema nazionale di protezione civile, che nel frattempo ha modificato in maniera sostanziale e positivamente il sistema di assistenza abitativa alla popolazione che viene colpita da eventi sismici sul territorio nazionale, che ha avuto evoluzioni sia successive al sisma dell'Aquila, sia successive al sisma dell'Emilia-Romagna. Attualmente non ci sono soluzioni infisse al suolo, il sistema nazionale di protezione civile prevede soluzioni abitative temporanee che vengono realizzate in modo che al termine della fase di emergenza, proprio per scongiurare quello che è accaduto nell'Umbria del 97, siano immediatamente rimovibili dal sistema nazionale di protezione civile, quindi sono delle soluzioni abitative temporanee, vengono realizzate con moduli prefabbricati che sono in genere in acciaio e con strutture coibentate, sono solo appoggiate al suolo e vengono poi smontate. È cosiddetta installazione realizzata in Emilia-Romagna per 1000 soluzioni abitative, tanto che i sindaci dei nostri comuni interessati, anche quando hanno fatto le gare gratuitamente per smontare le casette in legno, cioè che chi le voleva andava lì, le smontava e se le prendeva anche gratuitamente, non si sono presentati, sono andate anche deserte queste gare. E il sistema nazionale protezione civile ha cambiato proprio, le soluzioni abitative attuali sono delle soluzioni abitative alternative. Secondo, non serve nessun carteggio perché entra il sistema nazionale di protezione civile, anzi in questo terremoto, visto che è un'emergenza di livello nazionale, è entrato in funzione direttamente il sistema nazionale con il sistema DICOMAC a cui partecipa anche il sistema regionale, quindi è la DICOMAC nazionale che decide le soluzioni e che abbiamo condiviso come regioni queste soluzioni, intanto favorendo prima di tutto l'autonoma sistemazione e peraltro nelle tende che abbiamo smontato in questi giorni, oramai stanno definitivamente anche in Orcia chiudendo tutta la parte delle tende, si favoriscono le autonome sistemazioni. Per l'Umbria in modo particolare sono previste solo due aree nel solo comune di Norcia con le soluzioni abitative emergenziali e comunque con un numero complessivo di abitazioni presunto
inferiore a 100, quindi stiamo parlando di un numero limitatissimo. Queste verranno installate quando le opere di urbanizzazione saranno completate, perché queste sono delle vere e proprie case, seppur temporanee, e quindi bisogna completare le opere di urbanizzazione, acqua, fognature, gas, energia elettrica, telefono, eccetera, e poi si procede all'installazione da parte del Sistema Nazionale Presidente di Protezione Tempo. Civile, da parte di Dicomac. Quindi l'invito che viene rivolto all'interrogazione non può essere soddisfatto, perché non va nella direzione anche delle indicazioni del Sistema Nazionale di Protezione Civile. Prego, consigliere, per la replica. Allora, io immaginavo questa risposta, devo dire, e allora ricordo che quando l'Italia era l'Italia, una sessantina d'anni fa, 55 circa, ci fu un consorzio italo-egiziano che fu invitato a smontare templi, i templi di File, poi i templi di Abu Simbel. Parliamo quindi di ciò che sembrava impossibile, è stato reso possibile. Io credo che se è stato fatto questo in passato, cioè lo smontaggio e il rimontaggio di templi, la ricollocazione delle casette sia davvero una vicenda marginale, che non si vuole però favorire, e questo determina tutta una serie di conseguenze, di aggravio di costi, ma anche dei punti interrogativi su quello che è l'utilizzo per i prossimi anni di quelle aree che restano a carico, e vedo qui anche dei consiglieri di Foligno, delle varie amministrazioni, senza molto, che ci sia molto senso. Sulla gestione degli sfollati ci torneremo in seguito, ma non siamo convinti di come si sta procedendo. Grazie. Grazie. Passiamo ora all'oggetto 61. È ancora una interrogazione presentata dai consiglieri Carbonari e Liberati, rivolta alla Presidente Marini. Informazioni della Giunta regionale sulle stime effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile riguardo al numero delle persone coinvolte di quelle sfollate nell'ipotesi di sisma in Umbria di intensità pari al massimo storico registrato. Misure di prevenzione antisismica che la Giunta medesima intende adottare alla luce delle suddette stime. Prego, consigliere Liberati. Sì, la ringrazio, Presidente. Dunque, quando parliamo di analisi del rischio, credo che la politica debba assumersi l'onere, la responsabilità appunto, di informare compiutamente le persone, i cittadini, in merito ai pericoli, ai rischi esistenti laddove costoro vivono. In particolare, come sappiamo, noi abbiamo una serie di faglie attive, su cui peraltro anche recentemente è stato costruito, a dispetto dell'analisi di microzonazione sismica che la Regione ha effettuato, devo dire, con diligenza, con cura. Ecco, nonostante ci siano delle banche dati da parte del Servizio Sismico Nazionale che renderebbero note le persone coinvolte e gli sfollati nel caso in cui si ripetesse un sisma pari al massimo storico già registrato, queste banche dati evidentemente fanno paura e non vengono rese note. E invece è bene che queste cose si sappiano, perché i politici anzitutto possono individuare più pienamente, con maggiore consapevolezza, quelle che sono le reali priorità della loro azione nelle aule, nelle assemblee parlamentari, regionali, comunali, eccetera, così da salvaguardare veramente, concretamente, la vita umana anzitutto. Quindi io l'invito che rivolgo a questa Presidenza e più generalmente a tutti coloro che hanno in mano queste banche dati o che ne hanno avuto in qualche modo conoscenza è di renderle note, perché questa stima dei danni e quindi delle persone coinvolte, quindi dei danni, come dire, di tipo sociale e ovviamente anche di tipo economico, vanno conosciute da parte di tutti per agire al meglio in un'ottica appunto di prevenzione del rischio. E vorrei aggiungere a riguardo che questo è fondamentale anche in vista
delle misure di salvaguardia che questo governo, i prossimi governi e le giunte regionali che si susseguiranno possono mettere in campo, devono mettere in campo. Credo sia cruciale, prioritario per tutti noi. Prego, Presidente Marini. Allora, il territorio regionale, come è noto, è oggetto di classificazione ai fini sismici in tre categorie e su questa classificazione si basano anche i piani urbanistici e i regolamenti edilizi, oltre che la normativa di carattere regionale e nazionale che viene applicato. Il territorio regionale è classificato, ho avuto modo di dirlo già riferendo sul sisma, in tre categorie: la zona sismica 1 lungo l'Appennino, la zona sismica 2 che è quella che interessa gran parte del territorio regionale centro-occidentale, la zona sismica 3 che è quella a minore intensità che interessa in modo particolare una parte di regione corrispondente più o meno all'area dell'Orvietano. Non esistono proiezioni né regionali né nazionali delle persone teoricamente interessate, in quanto un terremoto non dipende ovviamente da qual è stato il grado raggiunto nel massimo storico registrato, ma anche perché dipende dall'intensità del sisma e da dove era l'epicentro. Quindi non esistono dei modelli preventivi e preventivabili dell'impatto di un terremoto su un territorio, in quanto già solo l'epicentro può modificare con la stessa intensità l'impatto che esso produce sulle abitazioni. Motivo per il quale si assumono una serie di norme ai fini edilizi ed urbanistici che consentano di agire in miglioramento o anche in adeguamento, che non significa che gli edifici sono invulnerabili, ma significa che gli edifici si rendono il più possibile, seppur danneggiati, non lesivi per le persone che si trovano ad abitarli. I comuni umbri hanno tutti redatto, in conseguenza della classificazione sismica regionale, hanno a loro volta redatto anche quella che viene chiamata tecnicamente la microzonizzazione sismica e hanno approvato i piani regolatori generali con l'obbligo di avere la microzonizzazione sismica e quindi facendo discendere le regole urbanistiche ed edilizie nelle costruzioni alla normativa che viene avanti. La Regione Umbria, peraltro, alla luce in modo particolare della sua esperienza storica, ha sempre agito in maniera robusta sul tema della prevenzione sismica. Le prime normative risalgono al 1981, anticipando anche una parte della normativa sismica in materia e di settore. E abbiamo delle norme che risalgono agli anni 80, modificate anche legislativamente e rafforzate, soprattutto anche dopo il terremoto del 97, di disposizioni normative per le zone sismiche, sia attraverso le autorizzazioni preventive alla costruzione, sia attraverso i controlli, tanto che noi abbiamo quelli che vengono chiamati gli uffici cosiddetti della sismica delle due province e che oggi sono diventati parte integrante degli uffici regionali, agiscono sia in sede preventiva, cioè al momento in cui si autorizzano nuove costruzioni o ristrutturazioni delle costruzioni esistenti. Per cui dall'81 in poi non solo si applica la normativa alle nuove costruzioni, ma tutti coloro, sia committenti pubblici sia privati, che hanno agito anche sul patrimonio storico o per esempio chi ha edifici nei centri storici, dove ovviamente non si procede alle demolizioni e alle ricostruzioni, quindi si agisce su un edificato storico che va mantenuto e conservato, dall'81 in poi e poi nel 2003 con l'innovazione della nuova normativa, diciamo che tutto ciò che è nuove costruzioni pubbliche e private o quelle che sono state oggetto di interventi sono stati sottoposti alle disposizioni tecniche di materia. Ed è anche il motivo per il quale il sisma, a distanza di 5 km tra Norcia e Arquata del Tronto, ha prodotto degli effetti
fortunatamente ma oggettivamente differenti sulla popolazione, perché il nostro edificato è stato anche un edificato sottoposto negli anni a tutti questi interventi, non solo della ricostruzione, importantissimi nella Valnerina, ma anche dell'adeguamento e del miglioramento sismico. Per esempio, tutti gli interventi che in Valnerina sono stati finanziati con strumenti ordinari come il piano di sviluppo rurale per le strutture dedicate a strutture ricettive o delle aziende agricole adibite sia a residenza sia alle attività agricole, sono usciti in maniera piena dalla prova anche drammatica del sisma del 24 agosto. Ho quasi finito, due altre informazioni. Cosa ha fatto in più la Regione? La Regione, insieme ad ANCI Umbria, con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ha sottoposto anche a valutazione tutti i piani comunali di protezione civile, al fine di accertare le condizioni limite dell'emergenza, quello che in termine tecnico si chiama CLE, per le strutture strategiche che sono le caserme, gli ospedali e municipi, che devono essere pienamente funzionanti quando accade una calamità naturale, cioè i punti operativi dell'assistenza alla popolazione. Seconda cosa, abbiamo creato i comuni e le province da metà degli anni 90 hanno per esempio un osservatorio, vorrei dirlo al Consiglio regionale, ad oggi gli edifici scolastici non sono edifici strategici, tanto che con il Governo nazionale stiamo discutendo che le scuole possano diventare, sono edifici rilevanti di interesse pubblico, ma non sono classificati tra gli edifici strategici. Ma questa Regione da metà degli anni 90 ha un osservatorio istituito dalle due prefetture con i comuni e le province che sono i proprietari degli edifici scolastici, dove pur in assenza del fascicolo del fabbricato, che non è ancora norma, che è oggetto di ampia discussione, c'è un fascicolo delle scuole che i comuni e le province possiedono, non dell'impatto ma di quali sono le condizioni degli edifici, e su questo c'è un piano di interventi che sono stati realizzati nel corso degli anni, così come gli interventi puntuali che sono realizzati all'interno dei centri storici. Inoltre, ultimo dato, l'Umbria è intervenuta in maniera rilevante anche sul patrimonio storico, artistico e dei beni culturali, ovviamente per tutto quel patrimonio dove è stato possibile intervenire con finanziamenti dedicati. Vorrei dire che tra i beni culturali danneggiati nel 97 l'elenco era di 1600 beni tra chiese, abbazie, edifici pubblici di valenza storica, e siamo intervenuti su 900 di questi 1600, cioè con le risorse che erano disponibili. Ma l'Umbria ha anche un'estensione elevata di interventi di miglioramento sismico anche sul patrimonio storico-artistico, senza mai dimenticare che noi, avendoci centri storici e l'edificato tradizionale, tutto quello che si trova lì dentro potrà essere solo migliorato, e le nuove norme che si stanno predisponendo per il decreto legge andranno nella direzione di innalzare anche il miglioramento sismico rispetto al 97, ma non arriveremo mai all'adeguamento, perché Palazzo dei Priori del Comune di Perugia, che risale al 1200, potrà avere solo miglioramento sismico, e quindi anche l'abitato che è intorno. La cattedrale potrà avere solo miglioramento sismico, un palazzo storico del 700 come la sede della Regione potrà avere solo miglioramento sismico, l'edificato privato in un centro storico potrà avere solo miglioramento sismico, perché è rarissimo che sarà possibile fare demolizioni e ricostruzioni, peraltro la sicurezza dipende anche da quello che c'è intorno, non solo da quello che fa il singolo edificio, ma anche da quello che è intorno, perché se io ho il campanile del 200 sopra una casa anche adeguata sismicamente, quel campanile la può rendere insicura pur essendo adeguata al 100%. Quindi il tema della Regione è affrontato con grande attenzione, non solo normativa ma anche di programmazione di risorse pubbliche, che in questi più di 30 anni sono intervenute non solo quelle connesse alla ricostruzione, ma anche le risorse ordinarie. Grazie Presidente. Consigliere Liberati per la replica. Riprendo un po' dalla coda il suo discorso sui miglioramenti, ricordando come l'ingegner Zambrano abbia affermato che con i miglioramenti puoi affidarti alla sorte,
Miglioramento sismico è qualunque intervento il cui progettista l'abbia definito tale, anche se non aumenta la sicurezza. Allora, noi dobbiamo puntare sugli adeguamenti, però ciò che mi lascia un po' basito della sua risposta alla parte iniziale, quando ha detto che non esistono banche dati. No, le banche dati esistono, e a questo punto io credo che bisogna dar luogo a una lettura importante. Lei dovrebbe saperlo, perché sono le banche dati del Dipartimento della Protezione Civile, e questa notizia è uscita anni fa sulla stampa e poi mai più replicata. Sono migliaia di schede riservate, aggiornate periodicamente e mai rese pubbliche. Il dato è aggiornato ogni 2 mesi e riguarda anche l'Umbria, dove un sisma di potenza già accertata storicamente determinerebbe a Foligno 25.000 persone coinvolte e 20.800 sfollati, a Gualdo d'Adino 6.500 persone coinvolte e 5.500 sfollati, a Spoleto 18.000 persone coinvolte e 14.000 sfollati, a Terni 4.828 persone coinvolte e 28.000 sfollati, a Perugia 670 persone coinvolte e 9.000 sfollati, Città di Castello 1.500 persone coinvolte e 8.670 sfollati. No, non è la zonizzazione sismica, e lei non ha risposto in tema relativamente alla banca dati del Dipartimento Protezione Civile, quindi mi domando anche come stiate lavorando, se questi dati lei non li conosce. Cioè, è importante che le persone li conoscano, che i consiglieri regionali li conoscano, che i parlamentari ne abbiano piena contezza, perché questo è il tema cruciale dei prossimi anni e decenni. In 10 anni abbiamo avuto 300 morti e altri 300 morti su una faglia appenninica e migliaia, decine di migliaia di sfollati. Io credo che la politica non possa non tenere in considerazione, con tutta la cultura del rischio possibile, condivisa con i cittadini, questo genere di problema, che è il problema dei problemi, quando parliamo di vita e di morte. Non voglio allargarmi ulteriormente, lei ha affrontato tanti temi, ma credo che il tema vero fosse questo, anzitutto. Grazie. L'oggetto numero 58 iscritto nell'ordine del giorno del Question Time, è stata presentata dal consigliere Smacchi. Decreto legislativo correttivo del cosiddetto Job Act, intendimenti della Giunta regionale relativamente all'individuazione delle aree umbre di crisi complessa interessate relativamente alle misure a sostegno dei lavoratori in scadenza di ammortizzatori sociali. Prego, consigliere Smacchi. Sì, grazie Presidente, un saluto ai colleghi consiglieri. Parliamo di Job Act, in particolare parliamo dei correttivi al Job Act. Il giorno 23 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che di fatto prevede tutta una serie di correttivi al Job Act. Quello che interessa a noi è il punto relativo all'integrazione salariale straordinaria per 12 mesi per i lavoratori delle imprese relative alle cosiddette aree di crisi industriale complessa, il cui trattamento si conclude dal 1 luglio al 31 dicembre di quest'anno. Il Governo ha messo a disposizione delle risorse importanti proprio al fine di dare la possibilità a queste persone, che di fatto finiscono gli ammortizzatori sociali in questo periodo, di poter avere un ulteriore prolungamento di questi ammortizzatori, al fine di poter in qualche modo sperare in attesa di un rilancio anche dal punto di vista occupazionale della propria azienda. Ora, fra le 9 aree complesse che in qualche modo riguardavano la prima stesura del decreto, non vi era nessuna area di crisi dell'Umbria. So che gli originari 85 milioni sono ora passati, nella stesura definitiva del decreto, a 216, e so che c'è la possibilità di attivare altre 2-3 aree rispetto a quelle originariamente prese in considerazione. Ecco, sarebbe importante inserire per l'Umbria l'area relativa ai comuni dell'accordo Merloni e l'area in attesa della procedura di area complessa di Terni e Narni.
So che l'assessore a nome della Giunta ha scritto al ministro Poletti prima della stesura definitiva al fine proprio di inserire queste due aree. Vorrei capire se ha notizie aggiornate e a che punto siamo dal punto di vista proprio di questo effettivo inserimento. Grazie. Grazie consigliere Smacchi. La parola all'assessore Pavarelli per la risposta. Sì, grazie Presidente. Ringrazio il consigliere Smacchi per l'interrogazione perché consente di fare il punto su una vicenda che ancora è in idire e sul quale sarebbe chiesto, diciamo, come dire, il concorso globale, credo, di tutte le forze politiche che siedono in questo Consiglio, perché credo che la sorte dei lavoratori della Merloni e la possibilità di estendere in queste aree la cassa integrazione debba essere cosa che vada oltre, diciamo, il colore politico di ciascuno di noi. Io voglio ricordare che dopo le note vicende relative, oltre le note vicende relative all'accordo di programma finalmente sottoscritto per la reindustrializzazione dell'area interessata, rispetto al quale c'è un confronto in atto tra Ministero, JEP e banche per quello che riguarda i processi di reindustrializzazione e gli impegni a suo tempo assunti, siamo riusciti nella riunione preferie a far sospendere, a dare un contributo affinché i provvedimenti in un primo momento assunti di messa in mobilità fossero sospesi. Mi pare che ci stiamo incanalando, come dire, su una strada di confronto e di dialogo che possa essere proficua. In merito agli interventi utili alla mitigazione degli effetti sui lavoratori ex Merloni, io voglio ricordare che la Regione, così come definito nell'asse 2 del progetto di riqualificazione e riconversione industriale rimodulato, è già intervenuta attraverso il Fondo di adeguamento alla globalizzazione FEG, avviando un percorso di politica attiva per 610 lavoratori residenti in Umbria. Il programma è stato realizzato anche mediante un pacchetto coordinato di politiche attive comprensivo di natura orientativa, assistenza alla ricerca attiva, autoimprenditorialità, formazione finalizzate a valorizzare le competenze specialistiche già possedute dai lavoratori. Abbiamo servito 564 lavoratori, cui è stato fornito orientamento professionale e finanziati 175 percorsi di formazione e riqualificazione del personale, avessi in graduatoria anche grazie all'utilizzo di loro risorse aggiuntive proprie, e un ulteriore intervento al fine di incrementare la probabilità del reinserimento lavorativo ex Merloni è stato previsto dalla Regione nell'ambito dell'avviso pubblicato recentemente finalizzato all'erogazione degli incentivi dei lavoratori over 30 in mobilità, ovvero disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro con aziende cessate o in procedura concorsuale, prevedendo per i lavoratori provenienti dal bacino ex Merloni una specifica riserva, sia di carattere procedurale che di carattere finanziario. Credo che anche questo elemento che è, diciamo, in atto in questi giorni, visto che l'avviso over 30 è uscito proprio recentemente, contenente questa riserva, credo che sia un altro segnale di attenzione che noi abbiamo voluto dare, riservando un altro milione di euro di risorse destinate a questi lavoratori. Nel quadro delle evoluzioni previste dal Decreto Legislativo 148 del 2015 e in particolare della possibilità di prorogare gli ammortizzatori sociali in scadenza per i territori individuati ai sensi del DM 31 gennaio 2013 quali aree di crisi complessa, in data 16 settembre 2016 ho inoltrato specifica ufficiale richiesta al Ministro Poletti di inserimento dell'area di cui all'accordo di programma Merloni fra quelle elegibili. Ciò anche in considerazione e soprattutto in riferimento alla perdurante situazione di crisi e di incertezza in relazione al futuro industriale dell'area, sul quale c'è stato e ancora aperto un tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico che rende necessaria l'estensione di questa misura anche per l'area di cui è l'accordo di programma Merloni, oltre che per l'area, diciamo, Terni Nardi, su cui è pendente l'istanza di riconoscimento di area di crisi complessa. E quindi appare pertanto naturale che queste misure per le aree di crisi complessa trovino attuazione anche per l'accordo di programma Merloni. E quindi sulla base di questo presupposto abbiamo inoltrato questa domanda, sulla quale abbiamo anche chiesto
in occasione della riunione che abbiamo fatto con i parlamentari sul sisma, di attivarsi in questa direzione. C'è giacente anche un'interrogazione al Ministro Poletti proposta su questo tema dal Senatore Rossi, e quindi domani è fissato alle ore 15 un incontro a cui parteciperò presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Sottosegretario De Vincenti, in cui oltre ai temi diciamo conosciuti, questo è uno dei due temi diciamo che porremo nella riunione di domani, quindi a seguito della quale io sono fiducioso, ma come dire, è una fiducia che cammina sulla strada delle sensazioni e delle associazioni rispetto a quanto è stato fatto, cioè non può che essere fatto in questo modo, ma mi riservo ovviamente di ulteriori comunicazioni alla luce dell'incontro di domani pomeriggio. Grazie Assessore, prego Consigliere Smacchi. Sì, grazie Presidente, ringrazio anch'io l'Assessore Paparelli, non sapevo della riunione di domani, mentre sapevo dell'interrogazione presentata dal Senatore Rossi e da altri senatori, proprio al fine di evitare che aree particolarmente disagiate, anche dal punto di vista occupazionale, come quella dell'Appennino e quella di Terni Narni, potessero in qualche modo subire dei contraccolpi dal non inserimento nell'ambito di questo decreto. Aggiungerei che lo sforzo straordinario che sta facendo la Giunta con questo piano del lavoro con oltre 70 milioni deve fare un ulteriore salto di qualità, Assessore, in quanto so che nei due bandi che sono stati in qualche modo aperti, uno da parte di Invitalia con scadenza 30 giugno e uno da parte della Regione tramite Sviluppo Umbria, ci sono aziende che sono rimaste fuori per carenza di fondi, che potrebbero dare un ulteriore impulso occupazionale oltre che uno sviluppo economico dal punto di vista territoriale. Ecco, dato che sono progetti tutti importanti e fondamentali per il rilancio economico del nostro territorio, bisognerebbe fare un approfondimento al fine di mettere risorse in più, sia dal punto di vista Invitalia, sia dal punto di vista Regione Umbria. Ad esempio, per quanto riguarda il bando sopra i 150.000 euro, quello gestito da Sviluppo Umbria, sarebbero sufficienti risorse per 1 milione di euro per completare e per in qualche modo prendere in considerazione tutti i progetti presentati e ritenuti ammissibili. Quindi grazie e aspettiamo sue comunicazioni e aggiornamenti in merito.